domanda seria, no? Sto venendo giù con la panda. Diciamo così, Gianluca, se tu vieni con la panda, io ti faccio entrare in circuito di attacco con la panda. Lo fa, no? Dai, ci entriamo, io, lui e te. Ragazzi, eccolo! Non ci credo, è arrivato. No. Lui è matto, ma no. Te sei più matto di lui, vieni qua con sé. Lele, tu sai che monti con noi? Hello guys, welcome back in my new video on this channel. I am Frecciaverde and oggi stiamo andando al TMR per farci una bella uscitina. Se non vedete nulla o comunque vedete poco è perché sono appena passato in un banco di nebbia sul raccordo alle 9 di mattina che faceva paura. Non ho mai visto una cosa così tanto fitta, se non un paio di estate fa, di notte, tardissimo, a rientro da Milano Marittima. Così, giusto per darvi più o meno un'idea. Io munisco al ciclista, se sto camion non si toglie dal cazzo, è proprio il ciclista, dai, amore mio. Stai in mezzo alla Wallera. Passa sinistra. Oggi il raduno sprint verso Tagliacozzo, dato che poi alle 14.30 dovrò essere di nuovo a Battistini in officina per registrare un altro video che vedrete poi probabilmente sul canale, che sarà il test della 939 Supersport Ducati. Se la gente non mi frenasse in rotonda, io arriverei anche sano e salvo a destinazione. Dai! Mamma mia che odio la gente la mattina che si deve ancora svegliare e deve ancora capire come si guida. Ah, branco dei ciclisti, vai! Tutti dietro. Do passo. Mi farebbe piacere però. Dove? Come? Vabbè, apro io, eh. Pantani, attenzione! Che succede qua? Oh, c'è i fari spenti, amico. Vabbè, ma no, non c'è mai essere sto traffico alle 9 di mattina sulla Tiburtina ad uscire fuori. Cioè, non è concepibile. Dove va tutta sta gente il sabato mattina? E non mi rispondete a lavorare nei commenti, perché so che non tutti vanno a lavorare il sabato mattina, quindi non ci proviamo. Tu però sei stronzo, vedi? Vedi? Poco poco, poco poco. Grazie. Grazie! Mica tanto, poco poco tu vieni a destra. Chiaramente prima di partire con il giro devo effettuare la solita colazione di rito, anche perché sennò non mi sveglio manco io. Mercury un po' troppo, però così mi comincia a servire il porto d'armi per guidarte, non la patente. Eccolo, eccolo qui, chi ci sta? Piccoli, piccolini, vedo la moto di Luna e no more. Com'è? Solo Luna? Vabbè. No, ci sta anche Paolo. Ciao cari, ciao. Molto bene, andiamo a fare colazione, oh. Ciao cara, ciao Niccolò, piacere. Ciao. Mamma mia come stai smandruppato. Quindi fatemi capire, oggi il giro sarà noi tre, con tu come guidatore e lei come passeggera. Sei contenta? Colazione? È chiaro. Papà, che hai detto nonne? Ma tu mi spieghi perché partiamo per la Gran Bretagna e c'hai una borsa che praticamente ci fanno fermare dappertutto, pure in dogana. La borsa con i fenicotteri che è rose. Mo, a sciarpa. Cioè, scusami. Questa era di mio nonno. Sì. Pace all'anima di un nonno, io ho capito però. Cosa è brutta sta sciarpa? Ma io boh. Rimani qua? No, io rimango qua. E poi la moda la sua praticamente, quindi vabbè. La moda la tua. Hai fatto questo upgrade del panicale V4S. Almeno questa funziona. Però. L'abbiamo scambiata. Avete scambiata? T'ha detto culo a te, eh? Prima tagliando, devi vedere. Gli faccio a Ducati, mettere sul conto dei fascisti. Paga tutto lui. Allora, riattacchiamo tutto. Oggi, come vedete, sono attrezzato con la vecchia sacca monoposto. La borsa, perché praticamente il mio monoposto è a fare delle lavorazioni da Marco di CC Racing Garage e poi ve lo presenterò, perché spoiler, lo sto facendo in alluminio. Sta a posto? Senti. Mannaggia Dario che non mi ha finito la moto. Beh sì, ma mannaggia, hai capito, in tutta questa storia è lui quello che ci perde. È lui quello che ci perde, sì, guarda su che moto sta. Oddio, che ha detto? Mannaggia a me con chi mi tocca uscire. Andiamo piano. No, no, io mando avanti voi, guarda. Adesso la domanda che io vi faccio, no? Secondo voi, con Paolo, potrà essere un'uscita tranquilla? Potremo andare piano
e raggiungere la meta? Ecco, la risposta va, se è appena la ripresa? Non credo. E chiaramente il CBR di Luna verrà sturato a dovere, provandolo a far andare come un panicale. Pora Luna e poro CBR. Siamo usciti dal traffico. Come vedete però le condizioni della strada non sono affatto buone, c'è troppa umidità e di conseguenza la strada è bagnata. Quindi correre adesso mi sembra proprio una cazzata e di conseguenza la cosa che faremo sarà stare dietro a Paolo e pregare per Luna. Non vi dico neanche il freddo porco che fa, la moto mi segna 12 gradi ma secondo me sono molto meno. Andiamo avanti e vediamo come si mette sto giro. Allora, cosa sta succedendo adesso? Ci siamo fermati e abbiamo un attimo riflettuto sulle condizioni dell'asfalto perché insomma Paolo è scemo, ma fino a un certo punto. Sto al telefono con Marco che sta lavorando al Black Friday. Sì. Godo, noi siamo in moto in giro. Dopo questa piccola parentesi con Marco che sta al lavoro, che salutiamo, noi abbiamo valutato che l'asfalto non è buonissimo, quindi sarebbe meglio non proseguire oltre. Quindi rigiriamo le moto e le puntiamo verso Roma. Ora, cosa facciamo e dove si va? Per caso c'hai un cilindro? Ma che domande so? Che vuol dire tu per caso c'hai un cilindro? Tipo di un motore vecchio presto, che però non si serve. 12. No, non ce l'ho. Non c'ho motori vecchi che non uso, cioè. Lui ce l'ha, una biella. Lui ce l'ha. Vabbè, allora facciamo così. Intanto noi decidiamo. Poi, una volta che abbiamo deciso, vi metto al corrente pure a voi, se no esce un video infinito. Allora, incredibilmente, dopo svariate chiacchiere abbiamo deciso dove andare. Non ve lo svelo ancora, ma sono sicuro che vi piacerà e vi interesserà. Vi dico solo quattro ruote, poi non vi dico altro. Rimanete sintonizzati fino alla fine del video, eh? Sperando sia aperto. Sperando sia aperto, speriamo, perché sennò sperando ci sta lui. Presa male. E io adesso sto fissando, come vedete, la stecca dell'Insta 360, perché voglio andarvi a portare quel nuovo format che vi dicevo della camera 360. Quindi facciamo un piccolo test e annunciamo per bene la serie sul canale. Visto che è uscito pure un po' di sole. Perché mi palpi, Paolo? Non palparmi. Vedi? Oh yes. C'entrerà? Eccolo, guarda che top, guarda, bello. Ah, fissato. Estendiamo il rod. Questa è la tecnica suprema. Vi potrebbe non ispirare fiducia, ma affidatevi. Ok, questo è settato. Mo prendo la mia fedele camera 360 che vado a piazzare dentro. Perfetta, alla sua. Così, così, non si deve muovere. Fermi, oh, oh. Meno. Non si può perdere, non si può fare niente. Allora, raga, Insta 360 fissata. Speriamo bene. Guarda, faccio una cosa in più perché sono intelligente, capito? E sono una cifra modesto. Là, fermo, fermo. E questo non si muove. Perfetto, ragazzi. Questa cavolata, se riesce, mi sento male. Lo accendiamo e questo video poi lo troverete sul canale. Allora, fino all'esperimento con la 360. Siamo tornati in modalità urban. Siamo a Tivoli e abbiamo ancora un po' di strada prima di arrivare a destinazione. Purtroppo rosico tantissimo che nonostante il sole di oggi la strada sia umida, ma chiaramente non poteva essere diversamente visto che da due settimane a questa parte sta piovendo e basta. Speriamo di trovare aperto dove stiamo andando, non è detto. Incrociate le dita perché se dovesse essere aperta l'officina, vi do un altro indizio, ho qualcosa da registrare di veramente unico. Sto riscontrando che dopo l'ultima modifica alla mappa di Mercury la moto è chiaramente diventata più pronta e più reattiva, ma ha anche un pizzico da off e la cosa non è che mi faccia impazzire, però non ci si può aspettare di avere la botte piena e la moglie ubriaca. Mamma mia, che strada di merda, Paolo! Non ho la minima idea di dove siamo andati a finire. No, vabbè, raga. Oddio, sogno. Sto male. Ho già visto cose dentro assurde. Allora, dove siamo arrivati? Siamo andati a parare praticamente in questa giornata nell'officina dove Paolo ha attualmente la sua Mitsubishi Evo 9. E qui ci sono tutte macchine tranquillissime. Come vedete, una GTR. Che bello è. Ciao, buongiorno. Cioè, sì. Sto male. Citroen Saxo con leggero fischio. Giustamente se sta in officina qualche motivo ci sarà. Che spettacolo. No, vabbè, Delta HF Turbo, Nissan GTR. Ma di che stiamo a parlare? Vabbè, ma ragazzi, io sogno. Sto male. Differenziali, cambi buttati così, bellissimo. E questa è la macchina di Paolo. Tiè, guarda che robetta. Piccolo spoiler, quando sarà pronta, ed è praticamente pronta, questa bestia da 700 cavalli stradale, perché poi c'è la possibilità di cambiare mappa e di mettere la benzina quella un po' più ricca per portarla a più di 700 cavalli, ve la porterò sul canale, la porteremo in pista insieme a Paolo e ci faremo un bel test ride. Ah, guarda che scarico piccolo che c'ha questa, vedi? Scusa, giusto per farvi capire. Cioè, scarico piccolissimo, c'entra un pugno. E c'è sciacqua pure. Vedi la macchina del Paolo com'è? Racing.
tutta alleggerita. Non vedo l'ora di provarla. Ed è così che dopo una breve visita alla Mitsubishi di Paolo lasciamo il garage delle meraviglie e direi che possiamo salutarci qui. Anche per questo video è tutto. Spero che il contenuto a quattro ruote così un po' improvvisato vi sia piaciuto. Noi come al solito ci vediamo al prossimo video. Mi raccomando, spolliciate questo, iscrivetevi al canale, seguitemi su Twitch che vi lascio sotto in descrizione, dove vi porterò contenuti live molto molto fighi e interessanti. Attivate la campanella qui su YouTube. E da Freccia Verde è tutto, noi ci vediamo al prossimo video. Come al solito un abbraccione, ciao. E arrivi di porta a casa? Beh, teoricamente ci dovrei ritornare a Viterbo. Ah vabbè, voglio vedere un attimo il motore, perché questa qua non è una panna normale, sarà sicuramente preparata. Eccolo qua, vedi che preparazione di sta panda. Ci abbiamo il paraflu, che comunque è importante. Te guiderò lui, lei è matto, ma no, te sei più matto di lui. Lele, tu sai che monti con noi? Oh, ma giusto, perché giustamente quando fai ste cazzate bisogna essere comodi. No vabbè raga, però sì, allora facciamo un attimo un test. Andiamo, vediamo se parte, eh? Raga, è bellissimo perché io giro a sinistra, la macchina va completamente a destra. Basta, basta. Bella Gianlu. Grazie mille. Yeah.